Forse la cosa che mi rende più fiera di questi 2 anni di lavoro sono i risultati economici di questa nazione in un contesto impossibile, forse in un contesto nel quale chiaramente l'Italia, che è sempre stata considerata un po', no, un anello debole, si riteneva che sarebbe stata la prima a perire, e invece vediamo l'Italia risalire molte classifiche. Prodotto interno lordo cresce più della media europea. Cresce più di quello di altre grandi nazioni dell'Europa occidentale. I dati sull'occupazione sono molto importanti, poco raccontati. Noi abbiamo il numero di occupati più alto della storia d'Italia da quando Garibaldi l'ha unificata. Abbiamo il tasso di disoccupazione più basso dal 2008. Abbiamo il tasso di occupazione femminile più alto di sempre, aumento dei contratti stabili, diminuzione del precariato. Nel 2023 siamo stati la quarta nazione esportatrice al mondo, altra cosa che non era mai accaduta. Grazie al governo? No. Grazie al tessuto produttivo di questa nazione. Grazie alle imprese, grazie ai loro lavoratori, grazie alla capacità dei nostri imprenditori di resistere, delle volte anche contro, diciamo, le istituzioni, di innovare, di competere, grazie all'eccellenza dei nostri prodotti, grazie, insomma, al tessuto produttivo. Come il governo ha tentato di dare una mano? Garantendo un'Italia autorevole, centrale nelle dinamiche internazionali. A volte mi chiedono: ma perché lavori così tanto nella politica estera? La politica estera è politica interna. Più si è credibili a livello internazionale e più si riesce ad aprire spazi per il proprio mondo produttivo, per i propri prodotti. Questo